sono la mamma di Monica Uzzeri, che è morta nel 2003, e la nonna di Alessandro Murgioni, che anche lui è stato ferito di questa leucemia linfoblastica. Abbiamo pensato che siamo troppo vicini al poligono. Mio nipote, assieme anche ai cuginetti, giocavano lì con i bossoli, che non si sa che bossoli fossero. Sindrome di Quirra, 10 anni di morti sospette, 40 civili, 23 militari, tutti deceduti per leucemie e linfomi. A riaprire il caso, l'incidenza elevatissima di malattie e decessi per tumore tra i pastori che lavorano nella zona del poligono sperimentale, poco distante da Cagliari. Un'area usata da NATO, esercito italiano e multinazionali per provare armi nuove dagli effetti sconosciuti. La procura di Lanusei ha ora sequestrato i bersagli e dalla trasmissione Racconti di Vita lancia un appello alla popolazione a fornire, cioè, tutto il contributo che la polizia giudiziaria in questi giorni gli chiederà sulle singole circostanze a loro note, che possono essere utili a ricostruire quanto è accaduto in questi anni.